Largo, Toscana TV. Stasera incontra Michele Cucurullo, presidente del gruppo speleologico fiorentino. Un ospite particolare che ci racconta gli archi dentro le grotte. La speleologia è una disciplina che ha anche una federazione. Sì, buonasera. Esiste una federazione, che è la Federazione Speleologia Toscana, che raggruppa tutti i gruppi appunto che sono sparsi sul territorio toscano. E io sono il presidente del gruppo di Firenze, il GSF, gruppo speleologico fiorentino, e facciamo parte anche noi come gruppo della federazione. Cosa fa questo gruppo? Come svolge la sua attività? Questo gruppo si occupa prima di tutto di divulgare la speleologia nell'ambito cittadino, ma anche insomma regionale, e poi si occupa di fare attività, che è la nostra vera passione, quello che ci muove a impegnare il più possibile di fine settimana durante l'anno nella esplorazione e rivisitazione delle cavità naturali e artificiali che troviamo in giro. È pericoloso? Ma mai, non esiste. È affascinante? Moltissimo. E come mai è affascinante? Che cosa c'è di archi da vedere sottoterra? Ma di archi ce ne sono innumerevoli, perché noi andiamo a visitare ad esplorare queste cavità naturali che sono formate dall'acqua. Chiaramente l'azione dell'acqua, l'azione erosiva dell'acqua, oltre a vari processi chimici, insomma sarebbe lunghissimo e abbastanza noioso parlarne, provano un'escavazione della roccia. Parliamo di rocce calcaree, che si prestano molto a questo tipo di erosione, per cui si formano naturalmente tantissimi archi, infiniti archi. Noi passiamo i fine settimana continuamente strisciando, camminando o muovendosi su corda sempre sotto gli archi. Sono archi non solo da vedere ma anche da percorrere? Sono archi da percorrere sotto fondamentalmente. C'è qualcosa, si tratta di pochissime situazioni in cui riusciamo anche ad arrivarci sopra. Chiaramente, stante la sicurezza è la nostra prima prerogativa, perché insomma tornare a casa fa sempre piacere a tutti, e quindi ci sono delle occasioni in cui riusciamo ad arrivare sopra degli archi, scendendo dei pozzi, in cui riusciamo a passare da una parte all'altra appunto del pozzo e stiamo scendendo. L'arco più affascinante? Ma lì è una classifica incredibile, perché ce ne sono tantissimi. C'è un arco bellissimo nel pozzo che si chiama appunto Firenze, nella grotta che è l'abisso Saragato sulla Puane, uno degli abissi più profondi d'Italia, un 1125 metri di profondità, in cui c'è a un certo punto in questo pozzo di Firenze un diaframma di roccia che noi attraversiamo e percorriamo proprio passandoci sopra, che è a circa 160-150 metri d'altezza, quindi abbiamo un vuoto abbastanza importante. Siamo molto legati. Molto legati in che senso? Sulle corde, per in sicurezza, insomma, per evitare di... Quindi ci sono archi e corde? Ci sono archi e corde, tantissime corde. Le corde delle nostre grotte sono a sviluppo prevalentemente verticale e corrono lungo tutto il percorso. E abbiamo che... chilometri di grotte. In Toscana, in Apuane, noi... come gruppo speleologico fiorentino abbiamo chilometri di corde che corrono nelle nostre grotte. Ecco, il gruppo lavora soprattutto sulle Apuane? Sì, fondamentalmente sì, la nostra attività è quasi esclusivamente in Apuane, perché è il posto dove si presta meglio questo tipo di attività. Ci sono le grotte più profonde d'Italia, più lunghe d'Italia, tante delle quali sono state esplorate proprio da noi negli anni precedenti. Noi esistiamo da poco più di 80 anni, quindi nell'arco di questi anni appunto abbiamo esplorato tanto e abbiamo avuto la fortuna e il pregio di esplorare anche la grotta più profonda d'Italia. Bellissimo, ci pare molto affascinante. È uno sport che possono praticare tutti? Sì, più che sport direi è un'attività, perché il lato sportivo per noi è un po' il mezzo per raggiungere i nostri obiettivi, quindi noi lo vediamo sempre come alla fine un fatto molto secondario. Benché sia
implichi un'attività fisica veramente notevole, perché tutto sommato si dura tantissima fatica, e quindi l'unica richiesta che possiamo fare a un eventuale avventore è quella di essere appunto un minimo preparato fisicamente, però poi è un'attività aperta a tutti, anche perché non è detto che bisogna essere per forza meno millisti, arrivare per forza a meno 1000, stare 40 ore in grotta. L'attività è fatta... Quindi uno sport senza agonismo, anche questo? Sì, l'agonismo non esiste lì, esiste solo... è la natura l'antagonista, però più che un antagonista la natura è la bellissima materia che ha creato tutto ciò, quindi per noi è la compagna d'avventura, la natura è quella che ci accompagna e che ci fa scoprire quello che ha scavato, quello che è riuscito a fare nel corso di millenni, ere geologiche. E anche una gara con se stessi? Ma... no, non tanto, perché lì si tornerebbe un po' sull'aspetto sportivo, probabilmente è un confronto con se stessi. Capita spesso che ci mettiamo proprio davanti allo specchio, scendendo in grotta, passando tantissime ore anche da soli, e quindi riusciamo a creare un ottimo rapporto con se stessi, perché lì siamo da soli o con qualche compagno, magari comunque lontano, e quindi siamo molto a confronto con noi. Quindi archi e natura. Beh sì, senz'altro. Archi, appunto, ripeto, tantissimi davvero, e natura, beh, lì è solo natura, perché noi siamo, pur essendo anche noi facenti parte della natura, insomma, però siamo la cosa meno naturale che ci può essere lì. Grazie, buona scoperta. Grazie tanto. Oh.